Dopo la decisione di riaprire i due pozzi di emergenza, permane questo stato di crisi idrica. Che cosa è emerso dalla riunione di ieri? Che cosa avete deciso? Pur con una sofferenza, si è valutato che l'attuale apporto del Burano, che non è neanche al massimo, è 240 litri al secondo dai 300 iniziali, e mantenendo 150 litri al secondo il pozzo di Sant'Anna, che buttano acqua nel fiume Metauro, questo da qui ai giorni prossimi sappiamo che è sufficiente per mantenere l'afflusso necessario alla potabilità, diciamo, dell'acqua per i nostri acquedotti. Questo da qui a quello che noi riusciamo a vedere avanti, perché piogge non sono previste, perlomeno da qui alla prossima settimana non sono previste. Il caldo perdura, la situazione certo non migliorerà. Mercoledì prossimo ci sarà una nuova riunione, il resto dei consumi stanno calando, i turisti sono diminuiti, un pochino più fresco soprattutto la notte lo fa, i consumi sono diminuiti. Secondo me sono molto fiducioso che quel timore anche di un possibile razionamento non ci sarà, non sarà necessario. Ecco, assessore, però questa è un'emergenza che si ripete ogni anno. State pensando a qualche progetto innovativo, altre proposte? Era da tempo che occorreva pensare a una qualche soluzione. Nessuno lo ha mai fatto. Si è parlato di grandi invasi ipotetici, poi sempre contestati, mai portati avanti. Ecco, io come assessore regionale a questo punto una decisione l'ho presa. Noi oggi captiamo, prendiamo acqua dal fiume Metauro, di conseguenza dalla diga del Furlo, dalla diga di San Lazzaro a Fossombrone, per Fano e per Pesaro. D'estate, se piove poco come adesso, il fiume Metauro va in sofferenza. Intanto vanno ripuliti gli invasi che per 40 anni non sono stati mai ripuliti, e noi siamo stati capaci di ottenere tutti i permessi per iniziare a ripulire quello del Furlo. Noi abbiamo una soluzione che è anche abbastanza semplice. Noi abbiamo un altro fiume in questa provincia, che è il fiume Foglia, ed è alimentato a monte da un invaso enorme, quello di Sasso Corvaro, la diga di Mercatale, che ha 4 milioni di metri cubi di acqua contenente, e ora ha già avuto dal mio assessorato 8 milioni di euro l'ente gestore, che è il consorzio di bonifica, per ripulirlo e ricavare un ulteriore milione di metri cubi di acqua da immagazzinare. Quindi un invaso da 5 milioni di metri cubi, che è più di tutti gli invasi che sono lungo il fiume Metauro, quello del Furlo, quello di San Lazzaro e quello di Tavernelle. Allora, perché quell'acqua che viene rilasciata dalla diga del Mercatale e che va regolarmente in mare anche durante l'estate e ogni volta che piove, non può invece essere captata, potabilizzata ed immessa nell'acquedotto di Pesaro, come del resto noi facciamo qui dal Metauro? Che è una soluzione semplice, facile da gestire, neanche troppo costosa, perché occorrerà creare un nuovo potabilizzatore. Non è che costa poco, ci vorranno almeno 10 milioni di euro, ma un nuovo invaso a monte, oltre che molto più complicato nelle attività, nelle condutture, nel crearlo, costerebbe 150 milioni di euro. Non si farà mai, o se si farà, sarà tra 15 anni. Invece questa è una situazione già presente, già collaudata, nel frattempo continueremo ad affrontare le situazioni come per 20 anni si è sempre fatto. Se si andrà in crisi, spero di no, anche il prossimo anno il pozzo del Burano ancora c'è e sopperirà ulteriormente a questa situazione, ma non può durare per sempre. Quindi questa, che è stata una idea che io ho già lanciato in alcune sedi, questa volta, diciamo, viene proprio imposta e indirizzata dalla Regione con un atto deliberativo che porterò, e poi farò subito una riunione con tutti gli enti gestori di questa provincia, con l'ATO, per iniziare fattivamente questo percorso.